28esima giornata di Serie A, derby rosso-blu fra Genoa e Cagliari, stadio Luigi Ferraris Marassi. Buon pomeriggio da Riccardo Trevisani e da Stefano Nava. Palladino, ce l'ha sulla maglia la doppia cifra Palladino, numero 10, scarica per Criscito in orizzontale verso Milanetto, zona tiro per Milanetto che non si ingolosisce, preferisce allargare per Marco Rossi, prende il tempo bene, dentro per Palacio, vuole girarsi, Sculli con il destro, il palo, ma secondo me ha toccato Marchetti. Sabater lascia, sinistro di Bocchetti, traversa dopo il tocco di Marchetti e para fuori gioco di Sculli. È uscito buono, questo pallone, buono. No, è buono secondo i guardalini, attenzione allora al numero in area di rigore di Madri che arriva fino in fondo, la mette per De Sena, il Cagliari passa in vantaggio, i genovani protestano perché forse la palla era uscita, De Sena intanto porta in vantaggio il Cagliari. Forse la palla è uscita. Non sicurissimo Baraccani che ha lasciato comunque continuare, ha dato un cenno al suo collaboratore Ghiandai e poi dal mio punto di vista forse era fuori, però il numero di Madri. Uno, due, per Marco Rossi, ancora palo! Due pali e una traversa per il Genoa, ancora il cross dentro, la chiusura da parte di Astori. Qui Palladino sfila bene tra le linee, quasi in zona tiro Palladino, danza sul pallone, salta due avversari, poi allarga per Milanetto, c'è anche Marco Rossi lì vicino alla palla interna per Palacio che finisce sul calcio di rigore. Calcio di rigore per il Genoa, secondo Baraccani. Sabater contro Marchetti, Sabater fa 1-1 sempre in quella porta, è il pareggio del Genoa dopo due pali e una traversa, 1-1. Criscito va a crossare, basso dentro, Conti male, Palladino, doppio passo, se ne va, la mette in mezzo, Palacio non sa più dov'è e poi col tacco la ritrova e porta il Genoa in vantaggio, Rodrigo Palacio con il tacco, 2-1. Alla risposta di Cossu dentro per Conti, si fa subito perdonare Daniele Conti, 2-2, che partita fantastica Marassi. 5 difensori piatti su una punta per il Genoa, sguarnito il limite dell'area. Palla riproposta per Sculli, Sculli segna ancora il Genoa, sta succedendo di tutto Marassi, 3-2. Una difesa che si è alzata troppo lentamente del Cagliari, troppo lentamente, tre uomini mantenuti, mi è sembrato, da Mazzolati sull'esterno di destra, Sculli ne ha approfittato sull'uscita di Marchetti. Lotta Rodrigo Palacio, recupera il pallone, io ho finito la voce, Milanetto dentro, morbido per Marco Rossi, 4-2, 4-2, una delle partite più belle del campionato, vola il Genoa con Marco Rossi. Tutto è nato da una prodezza, da una magia di Palladino che si sta allietando. Può puntare l'area di rigore Cossu, in mezzo c'è Matri, Cossu da solo, finisce giù, calcio di rigore. Fallo di Bocchetti, ammonizione per lui, ha combinato due errori in un colpo solo, ha perso la palla e ha commesso il fallo da rigore Bocchetti. Fischia Baraccani, Matri contro Amelia, spiazzato, Matri trova il gol del 3-4, partita vivissima Marassi. Cross dentro verso Palacio che fa la sponda, è arrivato in corsa Omar Milanetto, 5-3, non finisce mai questa partita. Molto simile alle azioni che abbiamo visto precedentemente, anche questa vincente, cross sul secondo palo. La palla è sul fondo, è l'ultima opportunità di una partita incredibile, vinta dal Genoa 5-3 in un derby rosso-blu che rilancia le ambizioni Champions del Genoa a meno 4 dal quarto posto. Abbiamo fatto una grandissima partita, 5 gol, siamo passati in svantaggio, vuol dire che questa squadra ha grande carattere e oggi l'ha dimostrato.